10 esercizi a casa per sbarazzarsi della pancia in un mese. Chi ha tempo per andare in palestra? E poi, quando arriva il freddo, di certo non esco la mattina presto solo per allenarmi. Senza contare che alcuni di noi non si sentono a proprio agio a fare esercizi con un gruppo di estranei che ci guardano. Ma ovviamente il fisico va allenato. Bene, ho la soluzione perfetta per te. Prova questi 10 esercizi a casa per sbarazzarti definitivamente di quella pancetta. Non devi uscire di casa, non ti servono attrezzature speciali e niente scuse. Prima di diventare sportivo, clicca il tasto iscriviti per unirti al lato positivo della vita. Creiamo nuovi video tutti i giorni, quindi attiva le notifiche per essere avvisato ogni volta che li pubblichiamo. Hai fatto tutto? Bene, ora facciamo insieme questa cosa. Numero 1. 5 jumping jack più un burpee. Iniziamo con i jumping jack. Mettiti in piedi con i piedi uniti e le braccia lungo i fianchi. Mentre salti in alto, alza le braccia sopra la testa e allarga i piedi. Quando torni in posizione, salta di nuovo e torna a gambe chiuse, con le braccia lungo i fianchi. Fai 5 ripetizioni. Pronto? Vai! Prima di tutto, i jumping jack sono un ottimo modo per far pompare il cuore. Inoltre, brucerai calorie mentre rafforzi la massa muscolare. Sono piuttosto facili e veloci, quindi forza, non mollare. Ora, per il burpee, piegati verso il basso e metti i palmi delle mani sul pavimento. Salta ed estendi le gambe dietro in posizione di flessione. Da lì, salta di nuovo e riporta i piedi sotto di te. Ora tocca a te. Piegato, salta indietro e di nuovo piegato. Perfetto! Per questo primo esercizio cerca di fare almeno 3 set, alternando 5 jumping jack a un burpee. Continuiamo a farlo. Numero 2. Mountain climber più 2 sit-through. Inizia facendo i mountain climber. Parti da una posizione di flessione. Porta un ginocchio al petto più vicino che puoi. Fai la stessa cosa con l'altro ginocchio. Fai 4 ripetizioni. Ogni ginocchio al petto conta come uno. E iniziamo! Come i jumping jack e i burpee, i mountain climber sono un esercizio cardio, il che significa che bruciano i grassi in modo efficace, allenano anche agli addominali, le spalle e i muscoli delle gambe. E ora, per i sit-through, mettiti in posizione da flessione. Solleva la mano destra e calcia la gamba sinistra, ruotando contemporaneamente i fianchi verso l'esterno in modo che il sedere tocchi quasi il terreno. Ora torna alla posizione da flessione. Fai la stessa cosa con la mano sinistra e la gamba destra. Ripeti 2 volte. Pronto? Mettiti in posizione. Calcia la gamba sinistra e poi la destra. Di nuovo, sinistra e destra. Accidenti! A breve sentirai come si sta rafforzando il core. Numero 3. Plyo Step Up. Per questo esercizio avrai bisogno di uno step, di uno sgabello o di una sedia bassa. Assicurati che sia abbastanza stabile da reggere il suo peso. Metti un piede sullo step o sulla sedia. Metti il peso su quel piede e salta in alto. Mentre salti, cambia piede e atterra con quello sullo step. Continua a farlo per 8 ripetizioni, a partire da adesso. Questo esercizio ha moltissimi benefici. Per cominciare, aumenta la forza complessiva delle gambe, allenando i quadricipiti, i polpacci e gli addominali bassi. Può anche essere d'aiuto se hai qualche problema con la parte bassa della schiena. Numero 4. Flessioni. Mettiti in posizione con solo le dita dei piedi e le mani che toccano terra. Tieni i gomiti vicino al corpo e abbassa il tronco in modo che i gomiti formino un angolo di 90 gradi. Solleva il corpo spingendo lontano da terra. Facciamo 8 ripetizioni. E vai! Le flessioni allenano tutti i tipi di muscoli. Questa posizione simile a un plank mira agli addominali e agli obliqui. Quando ti tiri su, lavorano i muscoli del petto, mentre quando fai la flessione, lavorano la parte superiore delle braccia e la schiena. Se fatto regolarmente, non solo vedrai un tono muscolare migliore, ma anche una postura migliore. 3, 2, 1 e finito! Siamo a metà dell'allenamento, non arrenderti ora. Numero 5. 2 split squat jump più un burpee. Mettiti in piedi e poi salta in un affondo. Assicurati che il ginocchio anteriore non superi le dita dei piedi. Dopo un paio di secondi,
salta di nuovo e cambia gamba. Fanne due. Pronti? Vai! Gli split squat jump sono un ottimo esercizio per avere gambe magre e forti. Rafforzano i glutei, i quadricipiti, i muscoli posteriori della coscia e ovviamente addominali. E ora facciamo di nuovo un burpee. Te lo ricordi? Squat giù, salta indietro in posizione di flessione e poi salta di nuovo in posizione iniziale e salta di nuovo nella posizione di partenza. Quando fai questo esercizio, fanne tre serie, cioè fai due split jump e un bar B per tre volte. Numero 6. Toe tap. Per questo esercizio avrai bisogno di una palla di dimensioni medie, qualcosa come una palla da pallavolo o una da dodgeball. Metti la palla a terra di fronte a te, metti un piede sulla palla, salta e alterna con l'altro piede, che va a toccare anche lui la palla. Ripeti questo esercizio 8 volte. 3, 2, 1, via! Questo potrebbe sembrare un esercizio solo per le gambe, come molti in questo allenamento, ma che tu ci creda o no, alzare la gamba in realtà impegna gli addominali inferiori. Sai la famosa pancetta così difficile da eliminare? È per questo che facciamo esercizi per le gambe, per sbarazzarci del grasso della pancia. Il bello di questi toe tap è che favoriscono anche la coordinazione e l'equilibrio. Ci siamo quasi e... finito! Stai andando alla grande! Continua così! Numero 7. Plank walk. Inizia in posizione di plank, a braccia dritte. Ora, piega un gomito per volta per passare a una posizione di plank su avambraccio. I gomiti dovrebbero essere posizionati proprio sotto le spalle a un angolo di 90 gradi. Stai dritto col corpo e non spanciare. Di nuovo, un braccio alla volta. Rialzati in plank, a braccia dritte. Fai 8 ripetizioni. Pronto? E si comincia! Vacci piano con questo! Non importa la velocità, quanto una corretta esecuzione e posizione. Se stai cercando un esercizio per scolpire il core, l'hai trovato. Si rivolge anche a quei muscoli addominali profondi che una volta allenati funzionano come una sorta di corsetto naturale per la vita. Un altro vantaggio dei plank è che riducono il mal di schiena, migliorano anche la flessibilità, la postura, l'equilibrio e l'umore. Oh yeah! Numero 8. Sprinter sit up. Inizia sdraiato a pancia in su, su un tappetino. Tieni i gomiti ben stretti ai lati, ma piegati con un angolo di 90 gradi. Insomma, come se tu avessi una palla invisibile sulla pancia. Poi attiva gli addominali per salire. Mentre lo fai, porta il gomito destro indietro e il ginocchio sinistro in alto. È come se stessi correndo, ma a terra. Ripeti questo esercizio 8 volte, alternando destra e sinistra. Ai vostri posti? Pronti? Via! I sit-up sprinter attivano non solo gli addominali, ma anche i flessori dell'anca. E questo è ottimo, dato che i flessori dell'anca spesso diventano troppo tesi e non ti permettono di avere una gamma completa di movimento. E finito! Numero 9. Squat thrust. Mettiti in piedi, con i piedi alla larghezza delle spalle. Abbassati in uno squat. Appoggia le mani a terra di fronte a te e salta in posizione da flessioni. Salta di nuovo, invertendo i movimenti. Fai 8 ripetizioni. A partire da ora, gli squat thrust sono perfetti per tonificare i muscoli e bruciare i grassi. Coinvolgono gli addominali, i glutei, i muscoli posteriori della coscia, quadricipiti, tricipiti, spalle e petto. Inoltre questo esercizio migliora resistenza e forza. Stai sudando? Bene! Col nostro ultimo esercizio lo farai di certo. Numero 10. Sumo Globet Squat Pulse. Dillo 5 volte velocemente. Comunque, ecco come fare questo strano esercizio. Allarga i piedi con le punte rivolte verso l'esterno. Ehi, è un po' come fanno i lottatori di sumo. Ora è più chiaro. Abbassati in uno squat, piegando le ginocchia con un angolo di 90 gradi. Ora, porta i fianchi in su, ma solo leggermente. Devi rimanere per lo più in posizione accovacciata, andando un po' su e giù. Fai 8 ripetizioni. E vai! I Sumo Gobet Squat Pulses mirano principalmente ai quadricipiti, ma rafforzano anche i polpacci, i flessori dell'anca, i glutei e l'esterno coscia e gli addominali. E questo è tutto per l'allenamento di oggi. Hai tanto da fare, campione!
Se questa routine diventa troppo facile nel tempo, aggiungi solo più set e ripetizioni. Oh, e preparati per una trasformazione radicale del tuo corpo e per la pancia piatta dei tuoi sogni. Farai questo allenamento tutti i giorni? Conosci altri esercizi che fanno miracoli con la pancetta? Facci sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di mettere mi piace al video e di condividerlo con i tuoi amici. Potreste anche allenarvi insieme? Mi raccomando, iscriviti e unisciti a noi su Il Lato Positivo, dove la vita è più divertente, attiva ed eccitante.